E eccoci ragazzi, siamo tornati con un nuovo video. E quest'oggi andiamo a valutare quelli che sono eh, i setting dei virtual player livello 25. E partiamo con il GK. Intanto vi volevo dire una cosa: eh, dovevamo partire leggermente prima rispetto a quest'oggi. però ci sono stati tanti impegni, e quindi niente, abbiamo prorogato un po' di più questi nuovi setting, ma eh, usciremo con poi. Tutti gli altri ruoli, poi livello 50, 75 e poi max eh, nelle prossime settimane, mi raccomando seguiteci Allora, dopo questa piccola parentesi, GK, beh interessante perché l'overall come vedete già è molto alto Ma entriamo subito eh, nella parte più interessante che è quella del profilo Nome ovviamente GK che è il por, poi il portiere Posizione proprio POR Altezza 1,97 x 72 kg di peso Piede preferito come sapete è una scelta vostra E non entro eh, nel dettaglio in merito a questa decisione Allora andiamo a vedere subito gli attributi E abbiamo ovviamente velocità tutto spento Perché ancora non abbiamo la possibilità di accendere qualcosa qui Però abbiamo dei valori comunque 43,56 che sono decenti, considerando che abbiamo comunque un portiere senza carta accese, proprio in questa sezione. Ma eh, quello che ci interessa è andare a vedere poi le sezioni eh, alternative, sempre al portiere, che sono tipo i tiri, che cambia poco. In realtà l'abbiamo già studiato eh, nel livello 0, quindi io non andrei eh, troppo nello specifico, sicuramente, ovvero il bassi, come è giusto che sia. Passaggi, anche qui. In realtà il passaggio lungo ci interessa e quindi mettetelo a mente che effettivamente quando avremo eh, delle skill points eh, eh, da inserire sarà un qualcosa che andrà comunque valutato eh, per quanto riguarda il quadro completo del GK. Eh, in questo caso si rimane su un valore eh, uguale equivalente a 40 e, e quindi per ora va bene così. Dribbling abbiamo tutto spento. Continuiamo con le sezioni del GK con valori spenti, ma eh, questo comunque determina eh, a destra delle stats eh, decenti come ad esempio l'equilibrio 55 che in realtà come per il passaggio lungo eh, sarà a breve con i livelli successivi un po' ritoccato per raggiungere comunque quote decenti affinché il portiere sia bello stabile sul terreno. Andiamo a vedere adesso la difesa, tutto spento, anche qui eh, non c'è molto da eh, dire sicuramente valori che eh, si stagnano sul 20 che per ora sono veramente insufficienti. Fisico abbiamo tutto spento. Beh, eh, siamo ancora a livello 25 anche qui. Ci sarà qualche ritocco, i primi sicuramente eh, punti da eh, assegnare saranno sulla forza, sulla reattività, sull'elevazione Resistenza, ovviamente, conta fino a un certo punto. E, e quindi anche qui dobbiamo stare attenti perché nei prossimi eh, livelli avremo comunque eh, del lavoro da fare. Portiere, ecco qua, siamo arrivati con il portiere avendo speso praticamente tutti i punti eh, disponibili sicuramente abbiamo subito un quadro a destra eh, stupefacente perché eh, leggendo poi le stats ossia tuffo 88 presa 89 rinvio 83 riflessi 97 piazzamento 94 abbiamo comunque un quadro eh, con valori da portiere quasi eh, veramente l'anno scorso livello eh, 50 praticamente cioè, eh, in correlazione con la scorsa edizione abbiamo comunque delle stats già belle overboost la cosa interessante è eh, Riflessi 97 che poi andremo a vedere il perché abbia eh, queste stats anche nello specifico nei prossimi livelli, ma la cosa interessante è che andiamo eh, sicuramente ad accendere i due archetype muro e eh, proprio eh, qui falco a fianco e non riusciamo ad accendere il 2 su 2 qua sulla presa e sul piazzamento, però eh, ripeto eh, Riflessi 97 in questo gioco è determinante e eh, ricevere comunque... Questa stats già a livello 25 è veramente, veramente overp. Eh, quindi... Diciamo che siamo relativamente contenti per quanto riguarda il quadro, ovviamente abbiamo tutte eh, le altre sezioni spente ma non possiamo fare altrimenti, siamo in una fase, in uno stage comunque eh, iniziale e quindi bisogna andare verticali su quelle che sono le statistiche del portiere e quindi eh, si determina un quadro molto soddisfacente da questo punto di vista, poco ovviamente per il resto. Ora, è il momento eh, più importante, secondo me quest'anno eh, il playstyle, quindi gli stili di gioco, saranno eh, una connotazione determinante e abbiamo deciso di eh, settare così. Il plus, lo, chiamerà, eh, lo chiameremo così, eh, dello stile gioco in alto, oro, abbiamo scelto primo controllo perché eh, poi andiamo negli stili di gioco comunque classici eh, in basso che sono ovviamente determinati dal, eh, da quello che accade poi effettivamente al portiere stili di gioco plus eh, questo selezionato perché alla fin dei conti anche il controllo palla è importante ma sem semplicemente perché il portiere se riceve il pallone dal difensore ma anche dal centrocampista è in grado di comunque spostarsi il pallone e rinviare con una certa comunque tecnica o comunque eh, um, con una certa eh, possibilità anche di muoversi nello stretto attraverso proprio questo plus di stile di gioco. Sicuramente ci sono tante altre possibilità. Noi abbiamo deciso così. Però, essendo a livello 25, è tutto abbastanza aleatorio, è tutto abbastanza approssimativo, potete eh, scegliere un plus diverso da questo, ma non avete tantissima scelta all'inizio. Stile di gioco numero 1, rimessa lunga. Beh. In concomitanza, comunque parallelo al discorso che stiamo facendo con il Plus, sicuramente stile di gioco numero uno, rimessa lunga, beh, è importante sia per il tuffo, come vedete, reattività e presa. Quindi ha ah, eh, comunque molte, molte, eh, molti miglioramenti eh, in diverse sezioni no? del gesto tecnico del portiere. Sicuramente, la cosa più interessante è proprio eh, la reattività, perché avete visto che è comunque un valore alto, ma così si overbusta ancora di più. Poi, ovviamente, la presa è interessante perché ci consente di bloccare il pallone alcune volte. Stando anche comunque all'inizio del gioco, dove il tapin è pericoloso, quindi secondo noi comunque migliora tanti connotati importanti. Andiamo a vedere adesso il secondo, parata di piede. Beh, come vedete. In questo gioco eh, la parata è eh, diversa, a volte si frizza, a volte potrebbe parare effettivamente con il piede ma non lo fa. Allora a quel punto eh, nell'uno contro uno soprattutto è importante accendere stile di gioco numero 2, proprio parata di piede, che poi in realtà migliora eh, tante cose tra cui velocità scatto, reattività, accelerazione e ancora riflessi. Quindi abbiamo praticamente quell'overboost che non abbiamo in velocità. Però vi motivi perché non abbiamo skill points accessibili in questa fase e quindi gli diamo un po' un overboost per quanto riguarda eh, i piedi, ma anche nella velocità, nello scatto, nello stretto. Poi, numero 3: uscita rapida. Beh, gli uno contro uno in questo gioco. Non accade spesso che avvengano, però quando c'è il lancio, quando c'è l'attaccante che riesce a sfuggire eh, dalle grinfie del difensore, allora a quel punto anche la velocità, la rapidità eh, ad uscire dalla porta e eh, comunque ad affrontare in maniera egregia e in maniera intelligente l'avversario diretto che è l'attaccante finalizzatore, beh, è, è fondamentale, quindi velocità, scatto, accelerazione e soprattutto piazzamento del portiere diventano veramente dei fattori eh, primari e eh, bisogna pensare in centrare le proprie attenzioni nel migliorare proprio questi eh, fattori e sicuramente questa eh, carta di stile di gioco numero 3 è importantissima da accendere ora come playstyle abbiamo finito e eh, siamo proprio nella fase di riepilogo infatti andiamo a vedere l'overall 90 incredibile poi abbiamo eh, difesa 20 abbiamo dribbling 20 passaggi 37 portiere 90 Velocità 50, fisico 53, quindi un quadro stupefacente. Eh, per un video comunque interessante, e eh, niente, ragazzi. Io vi ringrazio, se avete visto il video finora vuol dire che siete dei veri portieri, ma non solo. E, e niente, un saluto, e prima di chiudere il video vi, mi raccomando mettete un like, attivate la campanellina per questi tipi di video e molti altri e avvisate anche i vostri compagni di squadra e non che ce ne saranno di altri, ma anche interessanti, non relativi solo al setting, bensì anche di altra natura. Un abbraccio, un saluto, ciao!